Is Good For You è alle Melette, siamo sull'altopiano d'Asiago, stupenda località turistica vicentina. Siamo principalmente a Gaglio in questo momento e siamo con una persona veramente un'autorità in questo straordinario comune, e non solo, perché siamo con Andrea Rigoni, che è il presidente delle Melette, di questo comprensorio. Benvenuto. Grazie della... Io sono il presidente delle Melette e sono anche, fra le altre cose, il presidente della Schiarea, che è la società che ha rilevato la precedente gestione, che hanno deciso che questa iniziativa andava supportata. È stato ricreato con, tra l'altro, un'accoglienza bellissima dalla ristorazione, dal bar, una struttura veramente molto bella e moderna, e soprattutto le piste da sci, che sono altrettanto moderne. Le piste da sci sono il fiore all'occhiello della società Melette e hanno delle piste che sono state rimesse al meglio in esercizio. Quest'anno è arrivata la neve e possiamo dare veramente il servizio che volevamo dare già da tempo a tutti quanti gli ospiti, perciò venite a trovarci. Tanto stiamo vedendo anche le immagini in questo momento che abbiamo girato quando c'era luce, perché adesso è buio ovviamente, essendo in inverno, ma dal buio abbiamo potuto vedere lo spettacolo di inaugurazione del comprensorio proprio per questa nuova stagione 2021-2022, con la fiaccolata e poi ovviamente lo spettacolo pirotecnico e ovviamente il pubblico, che era numerosissimo oggi. Sì, beh, proprio così. Abbiamo approfittato per creare un piccolo evento, un piccolo intrattenimento, questa festa di benvenuto all'inverno. È stata realizzata con tanta passione e, come hai detto anche tu, in maniera molto molto bella. La fiaccolata è stata veramente emozionante e i fuochi d'artificio, la nocciolata calda, tutto ha contribuito per riscaldare i nostri ospiti. Siamo con Mario Timpano, che è l'amministratore delegato della Schiarea qui alle Melette. Un'inaugurazione veramente straordinaria quella che abbiamo visto oggi. Certo, finalmente. Il consiglio di amministrazione della società Schiarea 3 anni fa si è preso l'impegno di riaprire le Melette. Questo è stato proprio il leitmotiv di questi 3 anni, e finalmente oggi si è potuto far vedere, dopo 3 anni di investimenti e 3 anni anche durante i quali abbiamo sofferto la chiusura degli impianti per i noti eventi legati alla pandemia. Quindi oggi abbiamo potuto esprimere tutto quello che si è riusciti a fare in questi anni, e rendendo anche effettivamente la concretezza e la struttura che questa società oggi è riuscita ad ottenere con il nostro impegno, con gli investimenti e soprattutto anche con tanta voglia di riportare ai vecchi fasti questa stazione sciistica. Abbiamo il direttore della stazione Schiarea, che è Gianni Bonetti, che oggi ci ha portato, tra l'altro mi ha portato a visitare tutto quanto, almeno comprensorio, piccola parte. Sì, diciamo che attualmente siamo aperti con 2 seggiovie, la Esaposto nuova e la doppia in alto, servita con 5 piste aperte appunto per i nostri sciatori. E la settimana prossima ci attiveremo per andare ad aprire l'altra parte del comprensorio, che si tratta di un'altra seggiovia con altre 5-6 piste. Diciamo che ci ha fatto una bella nevicata, non tantissima, ma stiamo cercando di lavorare con le macchine per riuscire a mettere in piedi le nostre piste. Oggi, come hai visto, giornata spettacolare, gente molto contenta, abbiamo delle piste bellissime, il freddo aiuta, neve bella. Consideriamo anche che sotto noi abbiamo fatto neve con i cannoni la settimana scorsa e il fondo di neve programmata aiuta moltissimo. Quali sono le caratteristiche poi delle piste, perché è importante? Sì. Allora, il nostro comprensorio, diciamo che spazia a 360 gradi, abbiamo piste per i principianti, abbiamo piste rosse e blu, abbiamo piste nere, abbiamo piste omologate per gare di sci sia nazionali che internazionali. E l'anno scorso, ad esempio, la problematica del Covid che non ci ha permesso di aprire al pubblico, però abbiamo lavorato molto con i club, appunto organizzando allenamenti e gare,
nella nostra, sulla pista centrale, che ci ha permesso comunque di mantenere vivo la stazione, perché sennò altrimenti sarebbe stato un danno notevole, ancora peggio, credo. Allora, grazie anche ai nostri ospiti, erano ovviamente i protagonisti delle Melette, questa ski area che si trova a Gaglio, sull'altopiano di Sette Comuni in Veneto, dove per tutto l'inverno vi aspettano per sciare e per divertirsi.